Partiamo con Python. Mi sentite tutti bene? Sì. Perfetto. Allora, Python, il linguaggio Python è un insieme di regole che definiscono il comportamento di un programma scritto in Python. Mentre l'interprete Python è un comando eseguibile da shell che ci permette di eseguire codice Python. Detto così, non si capisce molto, proviamolo e vediamo subito. Aprite tutti un terminale. Una volta aperto il terminale, digitate Python. In particolare Python 3 e premete invio. Siete riusciti tutti a avviare Python? Ok, Sì. come vedete in alto la prima linea è Python 3 punto e poi c'è una determinata versione. Magari le vostre sono anche più aggiornate, ma l'importante è che sia Python 3 e non Python 2, perché cambia un po' di funzionamento. Python 2 è ancora supportato, ma diciamo che è vecchiotto e quindi ormai si sviluppa in Python 3. Quindi state attenti che se voi digitate Python e basta, vi aprirà, ah no, nel mio caso apre già Python 3 perché ce l'ho di default, ma probabilmente se voi scrivete Python senza Python 3, vi aprirà Python 2. Quindi mi raccomando, stiamo attenti di utilizzare Python 3. Questa è la shell di Python, è l'interprete di Python. Ogni comando che noi diamo viene interpretato. Il comando più semplice è il print, quindi se noi scriviamo print di bici, tra virgolette, vedrete che ci stampa bici. Provate anche voi a stampare qualcosa. Siete riusciti a stampare? Sì. Una cosa importante, se volete chiudere l'interprete Python e tornare alla shell, dovete premere Ctrl D. D di Domodossola. E poi per riaccedere a Python, semplicemente ridigitate il comando Python 3 e lo riavviate. E fino qua, molto semplice. Siete riuscite tutti? Avete dubbi? Ci sono problemi? Tutto a posto. Fatto. Adesso volevo dirvi un paio di cose prima di entrare nel dettaglio. Allora, Python, ogni oggetto di Python contiene dei dati e questi dati hanno un tipo, cioè può essere un intero, una stringa, una lista, ce ne sono diversi ed è molto importante sapere di che tipo di dato si tratta. I più semplici sono i booleani, che semplicemente sono true e false. Se noi lasciamo aperto il terminale con avviato l'interprete Python e ci scriviamo, non lo so, bici non tra parentesi, vedete che mi dà errore, mi dice bici is not defined. Se io lo passo tra parentesi, che tra virgolette, scusate, allora lui mi restituisce la stringa che ho scritto io perché la interpreta come una stringa. Però se io non ci metto gli apici non lo riconosce. Però se io scrivo un valore booleano tipo true,
con la T maiuscola, lui non lo interpreta come stringa, ma lo interpreta come valore booleano, quindi o 1 o 0. E nel caso di valori booleani abbiamo true o false. E fino a qua mi sembra molto semplice. C'è questo oggetto che si chiama valore di tipo booleano, che può essere rappresentato da due valori, o true o false, semplicissimo. Un altro tipo di numeri sono i numeri interi, negativi e positivi. In particolare, i numeri che Python supporta vanno da meno 2 alla meno 31 fino a 2 alla 31. Meno 1, sì. E comunque questo è il range di numeri che stanno all'interno degli interi. Tant'è che se noi facciamo, che ne so, 66, non ho bisogno degli apici, perché Python lo interpreta come un intero. Un altro tipo di dati sono i float. I float sono i numeri razionali. Quindi, se vogliamo scrivere un dato in razionale, è sufficiente fare, non so, 55.44. E vedete, mi restituisce il numero senza darmi errori né niente, perché interpreta questo numero come un numero razionale. E infine c'è il testo. Come ho detto, per scrivere del testo servono gli apici. Io ci scrivo quello che voglio, staccato, e chiudo. E in questo caso, che non stiamo facendo niente, mi restituisce. Poi esistono oggetti un pochino più complessi, come le liste, le tuple, i dizionari, gli insiemi, però non vi preoccupate, perché li guarderemo più avanti nel corso e gli dedicheremo il tempo necessario per capirli. Giusto una cosa, nel sito io scriverò i comandi in questo modo, cioè nome del comando, qualsiasi cosa, e aggiungerò due maggiori per far vedere quello che sarà l'output. Una cosa importante è una funzione che si chiama type. Se noi premiamo type di un intero, quindi di 33, guardate un po', mi restituisce che l'oggetto che io gli ho passato, che è il 33, proviene dalla classe di interi. Se io gli avessi passato type di 33.3, lui mi dice float. E se io invece gli avessi passato type di, aperte virgolette, 33, lui mi diceva che era una stringa. E poi abbiamo l'ultimo. Quindi type di true mi dà booleano. Provate per curiosità anche voi a stampare il tipo di un intero, un float, una stringa e un booleano. E ditemi se avete qualche problema o se fila tutto liscio. Tutto liscio. Perfetto. Ok, questo l'ho fatto fare. Un'altra, se siamo riusciti a stampare il tipo dei valori, possiamo usare l'interprete come una bella calcolatrice. Cioè, che ne so, 6 più 6, 12. Perché me lo interpreta già come intero più, che è un'operazione, un altro intero e mi dà la somma. Una cosa interessante è che se io gli faccio 8 diviso 2, quindi gli sto passando intero diviso intero, il risultato me lo dà questo 4.0, che è un float. Se io lo volessi verificare, è sufficiente scrivere type di 8 diviso 2. Cosa fa questo comando? Prima calcola 8 diviso 2, prende il risultato 4.0 e ci calcola il type. E difatti vediamo che è un float. E questa operazione si chiama decast, cioè è l'interprete che ti trasforma un intero in un float.
Ovviamente ci sono le operazioni più scontate, c'è cioè moltiplicazioni, c'è il modulo che mi restituisce il resto della divisione 32 diviso 2, quindi fa, cioè, c'è il resto di 1. E un'altra cosa che possiamo fare semplicemente è possiamo anche concatenare stringhe con l'operazione più. Quindi se noi scriviamo ciao, ci mettiamo un più e ci mettiamo un'altra stringa, vedete che l'output mi ha dato la concatenazione delle stringhe. E fino a qua, ok, bello tutto, ma serve a poco. Nel senso, ok, uso la mia calcolatrice, pace e ame. Il discorso è che ci serve qualcosa per memorizzare i risultati che otteniamo. Questi oggetti per memorizzare quello che abbiamo calcolato si chiamano variabili. Prima di passare alle variabili, vi sembra tutto chiaro? Cioè, fino a qua non è semplicissimo, ragazzi. Vi funziona anche a voi? Avete problemi? Nessun problema. Perfetto. Ok, passiamo allora a questo concetto di variabile. Il concetto di variabile è molto semplice. È una scatola dove noi mettiamo un qualcosa. E possiamo riprendere quel qualcosa quando, dove vogliamo. Cioè se prima facevamo 5 più 3, adesso noi possiamo tranquillamente assegnare un valore ad una variabile e poi riutilizzarlo. Facciamo un esempio semplicissimo. Io voglio che il valore 5 si salvi in questa scatola che io chiamo A. Quindi io gli dico A è uguale a 5, invio. B è uguale a 10, invio. E guardate un po', io adesso posso stampare, io faccio semplicemente print di A, e guardate un po', mi dice che dentro A c'è 5. Stessa cosa se io facessi un print di B, c'è un 10. Ora io posso fare A più B, A più B, che è 10 più 5. Come vedete, l'interprete adesso non legge Python, non legge più quella A come una stringa, perché sa che è una variabile, no? E che contiene un valore, quindi va a prendere il suo valore e ce lo mette e lo utilizza. Ovviamente io posso salvarmene questi risultati, quindi facciamo, che ne so, somma uguale a più b. E se io vado a vedere cosa c'è in somma, c'è proprio il nostro 15. Vi è chiaro cos'è il concetto di variabile? Sì. Scusate se vi chiedo tutti questi feedback, ma non vedendovi è l'unico modo, perché sennò io continuo a parlare e una piccola cosa che voglio dirvi sulle variabili, ma che ci torneremo di sicuro quando faremo strutture un po' più complesse. Allora, se vedete la figura che sto condividendo, quando noi scriviamo del codice Python e assegniamo a una variabile un valore, cosa fa? Nella memoria del computer, in un certo indirizzo, viene salvato il valore. E il valore, diciamo che A, non contiene il valore vero e proprio, ma contiene l'indirizzo della memoria in cui è salvato quel valore. Cosa vuol dire? Che noi scriviamo A uguale a 10. Ma in realtà quello che il Python sa è che il valore di A è all'indirizzo 150. E quindi se io prendo e faccio B uguale ad A, lui cosa fa? Prende il contenuto di A, lo mette in un altro posto libero, io in questo caso
per farvi vedere, l'ho messa nel 151, e quello che sa Python è che A è all'indirizzo 150 e B è all'indirizzo 151. E questo funziona con strutture semplici, quelle che useremo noi nella prima fase del corso. Parlando di strutture un pochino più complesse, tipo le liste o i dizionari, funziona un po' in modo diverso, perché se io creo una variabile A che contiene questa lista, 1, 2, 3, come al solito la lista 1, 2, 3 va in da qualche parte nella memoria. E diciamo che Python sa che il valore di A è all'indirizzo 150. Se poi io prendo e dico B uguale ad A, il computer non prende il contenuto e lo copia in un altro posto, ma dice soltanto A, guarda che sia A che B sono nella stessa posizione nel computer. Non è che le copia, e questo lo fa per non occupare memoria. Cosa può succedere però? Che se io vado e dico B in posizione 1 è uguale a 10 anziché 1, e mi modifica il valore, ma in questo modo modifica anche il valore di A. Potrebbe sembrarvi un po' complessa questa parte qua, ma non preoccupatevi, perché poi quando la vedremo in pratica è molto più easy di quel che si crede. E comunque è roba che vedremo tra un attimino, cioè non oggi, più avanti, quando avremo più dimestichezza con Python. Come vi ho già detto, un oggetto viene assegnato ad una variabile con l'uguale, quindi con questo esempio py è uguale a 3.14, bla bla bla, e quindi in questo caso il nome della mia variabile è py, che si riferisce all'oggetto 3.14, che è di tipo float, possiamo verificarlo. Class float. E basta. Cioè, in sostanza, noi abbiamo deciso che il valore 3.14, da qui in poi, lo chiameremo py. Possiamo anche modificarle le variabili. Cioè, ad esempio, possiamo dire che p è uguale a 20, per esempio, e se ora io stampo P, lui mi dirà che è uguale a 20, perché io ho assegnato un valore sopra. Quindi il valore che c'era prima, diciamo che è stato sovrascritto. Le variabili sono molto importanti perché ci permettono, come ho detto, di salvare informazioni e tendenzialmente il nome alle variabili è arbitrario, ognuno può scrivere quello che vuole. Tendenzialmente è inutile chiamarli A, B e C, perché 5 minuti dopo non ci ricordiamo più cosa contengono. Quindi bisogna dargli dei nomi sensati. E questi nomi qua sono senza spazi, senza caratteri speciali, funziona l'uppercase, cioè posso dire, che ne so, peso di Antonio uguale 1000 kg, no, quindi non posso, uguale 1000. E difatti ho scritto peso di Antonio, P, D e A maiuscolo. Se io ora provassi a fare un print di peso di Antonio, tutto in minuscolo, mi dà errore perché non l'ho definito, bensì quello che ho definito io è peso di Antonio con la A grande, cioè con la pila D e la A grandi. E questa cosa è molto importante perché molte volte si fanno errori tra maiuscole, minuscole, e Python è un linguaggio case sensitive e quindi le maiuscole e le minuscole influiscono sul nome della variabile, cioè detto in brevissimo, la variabile A maiuscolo è diverso dalla variabile A minuscolo. Perfetto. Ovviamente le variabili possono contenere ogni tipo di oggetto, cioè la variabile peso di Antonio può contenere un intero come in questo caso, un float come in questo caso, ma può anche contenere una stringa,
tipo questa, o può anche contenere un valore booleano, quindi false. E in ogni caso questo è il potere che ci danno queste variabili. Ok, ve l'ho detto che può essere assegnata più volte, quindi io posso modificare il valore di una variabile e per poter stampare il nome di una variabile è semplicissimo, cioè il contenuto di una variabile, anche qui semplicissimo, l'abbiamo già fatto. Print peso di Antonio e me la stampa. E poi ovviamente io posso anche fare il print del type di peso di Antonio, quindi io stampo a video di che tipo è la variabile che io ho deciso di chiamare peso di Antonio. In questo caso è booleana. Ok, fino a qua erano tante chiacchiere perché dovevo introdurvi il concetto. Come vi sembra? Ci sono cose che non sembrano chiare? Ditemi voi, ragazzi. Per me era tutto chiaro. Cioè, non è che li avessi fatti prima, però insomma, spiegato, sì, insomma, si capisce. Ok, perfetto. Passiamo alla documentazione e poi partiamo con gli esercizi che almeno si capisce meglio. Allora, per poter leggere la documentazione, si può utilizzare il tasto Help. Semplicemente come funziona? È una funzione come il nostro print o come il nostro type. Quindi noi scriviamo help di un numero, di un intero. 33. E qua mi si apre la mia solita documentazione che mi dice cos'è l'intero e mi dà tutte le operazioni che posso fare su un intero. Sono diverse. Tutte le proprietà che ha un intero, tutte queste cose qua. Premendo invio, scorro in giù la documentazione. Premendo la slash, il backslash, io posso ricercare all'interno della documentazione. Tipo, supponiamo che cerchi value, premo invio e mi dà dove compare value. Ad esempio, facciamo new. E mi dice dove compare new nella documentazione. Per poter uscire dalla documentazione, solito bisogna premere il tasto Q e si esce. La documentazione è molto utile, sicuramente vi sarà utile all'esame che se non vi ricordate il nome di una funzione, cerchiamo nella documentazione e c'è lì scritta, c'è scritto come si, cioè cosa fa e come si usa, quindi è uno strumento davvero potente. Ovviamente, se io facessi x uguale a 1 e poi voglio fare l'help di 1, mi dà la stessa identica cosa, perché no, scusate, la help di x mi dà la stessa identica cosa di fare help di 1. Questo perché l'interprete diciamo, lancia la funzione help sulla variabile che io ho chiamato x, ma contiene il valore 1, quindi mi dà l'help del tipo contenuto nella variabile 1, che è nella variabile x, che è un 1, che è un intero e mi dà le operazioni da fare sugli interi. Semplicissimo. Basta. Adesso direi che partiamo a fare qualche esercizietto. Io farei prima un esercizio insieme per capire un po', lo farò io. Sarebbe bello se lo fate anche voi sui vostri computer, così che poi per quelli successivi che li fate da soli avete già messo le mani. Quindi io adesso esco dal terminale,
faccio un bel CTRL I che lo pulisco, CTRL L che lo pulisco, riapro Python. Perfetto, andiamo a leggere l'esercizio. L'esercizio prevede di calcolare il BMI prendendo in input il peso e l'altezza di una persona, il peso in chili e l'altezza in metri, usando la seguente formula. BMI uguale peso diviso altezza per altezza. Semplicissimo. Ok, prima di tutto dobbiamo definire le nostre variabili. Quindi peso uguale a 70, altezza uguale a 1.75 e qua abbiamo le nostre variabili che contengono dei valori. La prima contiene un valore intero, mentre la seconda contiene un valore float, però ha fatto tutto in automatico Python, non siamo stati noi che abbiamo dovuto dirgli qual era il peso, cioè che tipo era il dato che avremmo messo, ma l'ha capito da solo. Ed è perfetto. Ora, se noi volessimo, possiamo stampare il contenuto di queste variabili, che vabbè, abbiamo appena scritto, però se volessimo, print peso 70, proviamo a fare un print del type di peso, e mi dà che è un intero. Se io facessi il print del type dell'altezza, mi dà che è un float, come ci aspettavamo. Infine... Cosa posso? Vai. Il fatto di fare print è equivalente a scrivere peso e premere invio? Allora, adesso che siamo nell'interprete, sì. Poi, quando passiamo al programmi Python, cioè a scrivere del codice in un file e poi lanciarlo con un altro file, no, anzi, ti crescerà il programma. Per quello che sto cercando di insistere anche adesso sull'interprete di usare il print. È verissimo che se io mi scrivo qua peso, me lo dà tanto uguale che scrivere print di peso. Adesso ci funziona. Settimana prossima che iniziamo a usare i file, no, ti cresce il programma. Ok, grazie mille. Niente. Niente, siamo arrivati a definire il peso e l'altezza di questo individuo. Calcoliamo il BMI e quindi semplicemente dobbiamo fare peso diviso altezza per altezza. E questo è il BMI. Però vogliamo salvarcelo da qualche parte. Quindi salviamocelo in BMI. Quindi creo la variabile BMI. Gli do come assegnazione il risultato di peso diviso altezza per altezza. Pam. Adesso io dentro il mio, se io faccio un print di BMI, ecco a voi il BMI dell'individuo. Ok, se volessi farlo un pochino meglio, print il su BMI è, chiuse virgolette, virgola BMI. E vedete, il suo BMI è 22.87857 bla bla bla. Questo era un esercizio super easy. Basta, questo volevo dire. L'esame sarà più difficile, però adesso stiamo iniziando a mettere le mani dentro Python. Fino a qui vi sembra sono andato troppo veloce, troppo lento, si è capito? Avete capito come fare l'esercizio? Va bene. Non ho sentito, scusa. Va bene. Ah, perfetto. Ok. Adesso provate,
Cosa? Così, l'ultimo comando che ha scritto print il suo BMI è punto BMI o virgola BMI? No, virgola, scusami. Allora, vabbè, guarderò con grandire. Comunque, sì, è una virgola perché la funzione print prende in input, può prendere in input più variabili. Sì, più variabili o anche più valori. Cioè, ad esempio, noi potremmo anche scrivere print, aperte virgolette perché è una stringa, il suo peso è, chiusa virgolette, virgola, peso, virgola. Andiamo a capo. Per andare a capo si fa backslash n. Però vabbè, era solo per formattazione. La sua altezza è, chiuse virgolette, altezza, virgola. E infine andiamo ancora a capo e scriviamo, che ne so, BMI uguale, chiuse virgolette, BMI, chiusa tonda. Vedete? Adesso un pochino da vedere, però mi stampa sulla prima riga il suo peso è 70, la sua altezza è 1,75, BMI uguale. E quindi la funzione print prende in input diverse cose da stampare. Ok, mancano 20 minuti. Io vi ho messo qua 4 esercizi. E provate a farle. Se ci sono problemi, interrompetemi, cioè chiamatemi, che proviamo a guardare insieme. L'esercizio 4 è un pochino più tosto. Tosto. È un pochino meno facile. E niente, provateci e chiamatemi per ogni cosa. Scusi, le variabili. Sì. Possono, nel nome delle variabili posso inserire anche numeri oppure no? Sì. Anzi, ditemi quando arrivate alla fine del primo esercizio, che lo correggiamo insieme.
Io il primo l'ho già finito. Perfetto. Aspettiamo ancora un attimo per vedere gli altri. Anche gli altri, ditemi quando ci siete più o meno con il primo, che gli diamo un'occhiata. Finito. 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 C'è qualcuno che vuole che aspetto ancora un attimo o vado alle soluzioni? Vado alle soluzioni. Allora. Share screen. Share. Ok, vedete il mio schermo. Facciamo questo esercizio. Ok, partiamo e scriviamo, abbiamo detto, calcolare il perimetro di un triangolo con i seguenti lati. Quindi, definiamo lato 1 uguale 10, invio. Lato 2 uguale 20, lato 3 uguale 50. E fino a qua, semplicissimo, abbiamo assegnato i valori alle tre variabili. Il perimetro lo sappiamo fare tutti, P uguale lato 1 più lato 2 più lato 3 e via. Print P 80. Semplicissimo, finito così. Passate pure, ci sono domande, scusate? Passate pure al secondo. Prendete tre variabili di tipo stringa e stampate la loro somma. Anche qui ditemi quando finite, che così li guardiamo. Siete riusciti, ragazzi? Io sì. Passo alla soluzione. Allora, tre variabili di tipo stringa. A uguale ciao. B uguale come va, C uguale spero bene, print di A più B più M, A più B più C, ciao come va, spero bene. Semplicissimo anche questo. Passiamo al 3.
riscrivete il programma di BMI e invece che stampare il peso e l'altezza... Posso fare una domanda? Io invece di mettere il più tra le variabili avevo messo la virgola, viene uguale? Sì, hai ragione, in questo caso viene uguale perché te lo stampa. Però se io volessi creare una variabile, supponi che ABC la metto in una variabile di tipo result, cioè di tipo di nome res, se io ci metto ABCD e faccio un print res, funziona. Se io invece res la faccio uguale a A virgola B virgola C e faccio vedere res, vedi che ti crea un altro tipo di oggetto che si chiama tupla e non più una stringa. Ah, ok, ok. Infatti se facciamo il type di res, ti dice che è una tupla, non è una stringa, noi serviva stringa. Però sì, nel caso del print teoricamente potevi usare anche la virgola. Ok, grazie. Niente. Adesso rispondi. Mi sente? Sì. Volevo chiedere anche io una cosa. Io senza voler avevo dimenticato gli spazi. Quindi mi veniva fuori una frase tipo unica. Ok. Senza... okay. E avevo poi modificato le variabili aggiungendo gli spazi. Ok. E stampando, quindi, diciamo di nuovo A più B più C, mi tornava però... sempre la frase senza gli spazi. Quindi, in un certo senso, la somma non tiene conto del fatto che avevo modificato le variabili finché non comunque la ridigito. Sì. Nel senso che, se tu intendi questo, ad esempio, A è uguale a... Facciamo, riutilizziamo i miei... Ah, ciao, come va? Ok, togliamo lo spazio. A. B. C, quindi se tu facevi un A più B più C, ti veniva fuori una cosa così. Esatto. Se io adesso ci faccio A uguale ciao e ci metto lo spazio, non cambia niente, nel senso che quello che ho, che è nel, diciamo, che il terminale ha già stampato, non si modifica. Devo rilanciare l'operazione A più B più C e in questo caso mi ha staccato il ciao dal come. Capito, quindi se cambio le variabili e voglio di conseguenza cambiare una somma, qualsiasi cosa io abbia fatto con queste, devo comunque rifarla in un certo senso. Esattamente, sì. Ok, grazie. Niente. Ok, se tutto è andato bene, riscrivete il programmino per il BMI e anziché stampare il peso, l'altezza e il BMI, stampate il tipo del peso, dell'altezza e del BMI. Io, facendo l'esercizio 3, sono andata a riscrivere quello che era peso, altezza, però per fare la formula, diciamo, ho utilizzato la freccetta in su e sono andata a riprendere il comando che avevo già scritto prima. Però mi dà errore. Ok. Che errore ti dà? Cioè mi scrive che non sa se prendere la call più recente. E poi mi scrive file stdin. Ah, ok. Line 1 in module. Ma prova, sei sicuro che prova e altezza siano scritti uguali, che non ci sia qualche differenza in qualche type o qualche qualcosa di case sensitive? Forse uno spazio, potrei riprovare senza spazio. Ok, provo, grazie. Perché se proprio puoi tornare in su anche alla definizione delle variabili, cioè tipo io torno in su al mio peso, torno su alla mia altezza e torno su al mio BMI. E in questo caso ce l'ho già fatto. Quindi di per sé, se io avessi scritto in modo uguale a prima, peso uguale, altezza uguale, e poi magari modificando i numeri,
e vado a richiamare il comando BM1 che avevo fatto sopra, comunque dovrebbe funzionare. Sì, 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 sì. Ok, non è che quindi è ancora legato alle variabili di prima. No, no, no. Okay, no. No, no, no. Tant'è che se io ora peso, ci metto 700 kg e torno in su e chiamo BMI, il BMI cambia, prima era tipo 22 e adesso è 228. Ok, ok, grazie mille. Niente. Siete riusciti a stampare il type, ragazzi? Sì. Perfetto. Anche gli altri? Sì, sì. Perfetto, benissimo. Passiamo al 4. Il 4 è un pochino, rimette insieme un pochino più di cose. Allora, abbiamo detto che nella documentazione è sufficiente, cioè per accedere alla documentazione è sufficiente scrivere help, aperta tonda, l'oggetto della quale voglio vedere la documentazione, chiusa tonda. Quindi, se voi cercate, io vi chiedo di aprire la documentazione della stringa, dell'oggetto di tipo stringa, cercare il metodo split, che vi ricordate che basta usare il backslash per cercare, leggervi le due righe che spiegano come funziona lo split e creare una variabile prova di tipo string che contenga la frase ciao, come va, io sto bene, e poi lanciate la split sulla stringa appena creata con separatore uguale a uno spazio, quindi aperta virgoletta, spazio, chiusa virgoletta. Provate voi, che questo qua è un pochino più tricky di esercizio, eh? E se proprio chiedetemi, non ho chiesto, è chiaro l'esercizio? È chiaro, ma io quando arrivo a vedere il come si dice, la documentazione, arrivo al comando split, non riesco a capire la descrizione. Ok, va bene. Allora, proviamo. Ok. Split. Vediamo, ok, c'è questo metodo split che prende in input self, che non sappiamo cos'è, questo backslash, che non sappiamo cos'è, e questo sep uguale a non, max split uguale a meno 1. Ok, non sappiamo nulla di questi, non si capisce niente. Allora leggiamo sotto, return a list of the words in the string, using sep as delimiter string. Ok, quindi cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che la funzione split ci prende in input una stringa e ce la divide in funzione al separatore che abbiamo inserito. Ok, e fino a qua poteva essere chiaro. Problema, come si usa? Molto semplice. Facciamo la nostra string, come ho detto che si chiamava, prova, uguale a, cosa che abbiamo detto, ciao, come va,
io bene. E fino a qua abbiamo la nostra funzione. Poi, per poter accedere al metodo, va così. Si scrive il nome della variabile contenente la stringa, oppure la stringa originale. Punto. Il nome della funzione che vogliamo chiamare, nel nostro caso split, e poi come parametro della funzione split ci lanciamo il separatore. Cioè scriviamo sep uguale e ci diamo il separatore che vogliamo. Vi funziona? Funziona. Sì, sì, ora funziona. Non è scontato leggere la documentazione, però è importante iniziarci perché poi all'esame è utile. Cioè è davvero utile. Difatti, adesso che avete visto come funziona, se torniamo a vedere il manuale, vediamo che ci dice qualcosa di più. Ci dice che questa split, prima di tutto, è un metodo della funzione string, dell'oggetto string, perché abbiamo cercato help di string. Prende in input self. Self è se stesso. Boh, cosa vorrà dire? Vuol dire che prende in input la stringa stessa. In italiano, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che io posso dirgli prova, anzi, la mia stringa, che sia all'interno di una variabile, che sia lì libera, come in questo caso, ciao, come va? Io bene. Questa è una stringa, con il punto io accedo al metodo split e ci passo il parametro sep uguale a separato. Ho cannato qualcosa. Sep. E questo è uguale. La stessa funzione potrebbe essere chiamata in un altro modo, nel senso l'oggetto di cui io sto lavorando è una stringa. Quindi io posso usare l'oggetto stringa, che è str, punto. Accedo al metodo split. Ci passo la stringa della quale voglio fare lo split, quindi il nostro prova, virgola, separatore, uguale, spazio, chiuse virgolette, chiudo. Questo ultimo pezzettino può sembrare un po' tricky, però quello che volevo farvi vedere con questo non è tanto il risultato che ci ha buttato fuori, che è questa, si chiama array di stringhe, perché ora come ora conta poco, però volevo farvi capire che esistono già delle funzioni già fatte, come in questo caso la split, che fanno già qualcosa per noi e che sono tutte lì scritte nella documentazione e vanno solo ricercate. Vi è sembrato chiaro, ragazzi? Io non ho capito nelle istruzioni cosa significava quella slash al secondo posto, cioè che cosa va a indicare. Ok, quella lì è un altro parametro che è specificato nei dettagli. Andiamo a vedere. Però quello che importa, adesso al di fuori della split in sé, è che se io come primo parametro, cioè, mi spiego meglio, se io vado ancora sull'help della string, se io come primo parametro gli do il self, mm,
Niente. Se io come primo parametro gli do il self, poi dopo io teoricamente dovrei mettere il parametro dello slash, il parametro del separatore e il parametro del maximum split. Però se io voglio evitare questa cosa qua, per me è sufficiente fare prova, cioè mettere il primo e il self, che anche in questo caso ti ho fatto vedere che si può evitare di mettere il self. Basta semplicemente fare prova, punto, split, e poi io in teoria dovrei dare il self, quello slash lì che non sappiamo cos'è, e allora io ci scrivo subito quello che voglio specificare, cioè il separatore, gli dico che è il separatore e me lo separa. Poi vabbè, in questo caso questa funzione non fa altro che splittare dove c'è la il carattere che gli do come separatore. In questo caso io ho messo la C e ogni volta che c'era una C mi ha splittato la frase in sottofrase, diciamo, o in sottolettere. È chiaro? Sì. Ok, ci sono altre domande, ragazzi? A livello pratico si può pulire tutto lo schermo anche in Python o si deve uscire da Python? Cioè, mi sa che da facendo Python... il clear noi pulivamo. No, qua non va. Io hai visto, o sono andato di un po' in giù di invii, ho fatto un po' di invii per andare in giù, oppure sono un control D e riparto. Ah, ok, grazie. A parte che sto guardando adesso che il control L funziona qua. Funziona il control L. Comunque staremo sulla shell ancora non per molto, poi passiamo a Python, vero? Questo è un pochino per iniziare a muoversi. Io ho una domanda, ma il fatto che nell'uso di split abbiamo usato il punto, quindi tra la stringa e cosa avevamo fatto? Il nome prova.split. Il punto c'è perché so che in generale quando applico qualcosa, insomma, va il punto tra l'oggetto su cui la applico e la funzione, diciamo, che applico? Esattamente. Bravissima. Cioè, il punto ti permette di accedere alle proprietà dell'oggetto. Cosa vuol dire? Prova. Prova è una stringa adesso. Noi abbiamo visto dall'help che una stringa è una classe, ma questo a voi interessa poco. Ha una serie di attributi, cioè avrà l'attributo lunghezza, avrà l'attributo peso, avrà l'attributo... Ha tanti attributi, no? E allo stesso tempo c'ha anche dei metodi. Gli attributi sono delle cose che l'oggetto ha, cioè ha fisicamente, nel senso se noi proviamo a fare prova punto. Ok, l'attributo, no, ma anche questa è una funzione. Il discorso è che hanno degli attributi, come ti ho detto, potrebbe essere la lunghezza, il peso in byte che hanno o delle informazioni del genere. Allo stesso modo ha dei metodi che fanno qualcosa, cioè ti fanno qualcosa sulla stessa, delle operazioni che non hai scritto te, ma chi ha inventato Python l'ha già fatte. Che ne so, vedere la lunghezza di una stringa piuttosto che... renderla maiuscola, minuscola, sono tante, no? E queste, ad esempio, vedi, lowercase, piuttosto che count, vabbè, sono diverse, ma le vedremo quando faremo le stringhe. Il discorso è che con il punto tu accedi agli attributi o ai metodi. Noi con il nostro split accedavamo a un attributo. A un metodo, scusami. Ok, quindi in sostanza
cioè detto in parole più, insomma, quindi è come dire, prova, io so che è una stringa, col punto accedo a tutte le funzioni possibili che posso applicargli, quindi ad esempio le sue caratteristiche che sono gli attributi, e li ho chiamati così, diciamo, e le funzioni che sono i metodi. Esatto, 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 esatto. Esatto, il punto ti permette di accedere alle funzioni definite per quell'oggetto, che non hai definito te, sono già lì, se poi ovviamente tu puoi applicare a una stringa anche funzioni tue, cioè che ne so, stai lavorando col DNA, non credo che nativo sulle stringhe di Python ci sia già il sistema per allineare il DNA, nonostante sia una stringa, però non è che l'hanno già fatto. Lo dovrai fare te e quindi puoi applicargli un metodo, ma quello lo vedremo, non è un problema. Però questi qua base sono già implementati e, come hai detto te, il punto ti permette di accedere alle sue cose. Ok, grazie. Niente. Ci sono altre domande, ragazzi, o la chiudiamo qua e ci aggiorniamo martedì?